dire a tutti quelli che dicono non serve fare la manifestazione l'ennesima, non è vero, ogni volta che occupiamo le strade stiamo dando un segno di vita, di democrazia, di partecipazione, la gente a Terni non c'ha più la tela al naso, le stronzate non ce le raccontano più, dai! La manifestazione di oggi purtroppo è una manifestazione che ha ricevuto due giorni fa la decisione da parte della regione di autorizzare definitivamente l'inceneritore Terni Biomassa, che è il secondo attivo nella conca. Questo significa che la regione, il comune e così anche la ASL e l'ARPA intendono la conca come un luogo dove si torna indietro nel tempo, cioè anziché essere un luogo dove si comincia a ragionare seriamente in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, diventa e continua ad essere una terra di conquista. Il paradosso qual è? Che viste le considerazioni tecniche, normative fatte in sede di conferenza di servizio, domani potremmo trovarci tranquillamente qualche altro impianto inquinante nella conca, probabilmente anche autorizzato. Dal 2012 il comune di Terni e la ASL sanno dello studio Sentieri, l'Istituto Superiore di Sanità glielo ha inviato direttamente, ci ritroviamo nel 2017 con comune e regione che chiedono uno studio epidemiologico, quando già dal 2012 c'erano gli elementi per iniziare, elementi forniti proprio dallo studio Sentieri. Il problema è che il studio Sentieri individua dei picchi di percentuale di incidenza di alcune patologie, e questo è un problema per chi per anni ha invece negato che ci fosse un problema di salute collegato alle esposizioni involontarie, cioè tutte quelle esposizioni dovute appunto originate dalla serie di complessi industriali presenti nella città, intendendo con questo tutti, cioè il siderurgico, il chimico, gli inceneritori e via discorrendo. Quindi per noi oggi non è un punto di finale, insomma, cioè da oggi si riparte ancora un'altra volta, rilanceremo con un ricorso al TAR, sapendo già che la strada è abbastanza complicata e difficile quando ci si mette dentro le dinamiche, diciamo, giuridico-tecniche, non sempre si esce con le ossa intere, però è ormai un passaggio inevitabile che dobbiamo fare. Però sarà anche questo un momento di partecipazione, perché chiederemo ai cittadini di finanziare direttamente il ricorso al TAR, che costa qualche migliaio di euro e che quindi, siccome il comitato non ha risorse proprie, e dovrà essere la città a farsene carico. Noi siamo convinti che nell'arco dei 60 giorni necessari a depositare il ricorso ritroveremo anche i soldi utili a finanziare il ricorso.